Ciao belli, benvenuti al mio canale, io sono Amal e oggi vorrei farvi vedere come mantengo il colore rosso dei capelli più un styling veloce per avere i capelli super voluminosi, ricci, belli, definiti, morbidi che durano tanti giorni. Scusate la voce, ma sono cotta, non ce la faccio più da settembre che ho questo raffreddore che mi va, mi torna. Comunque. E neanche avevo voglia di truccarmi niente per fare un video, per favore. Belli, lavo i capelli e faccio vedere la mia tecnica sia per styling che come mantengo i capelli rossi. Se ti piace il video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un bacione a tutti. Avevo fatto questa pettinatura laterale e il problema è che ho idratato tantissimo i capelli. E quindi non ho avuto il volume che mi piace. Come rimangono belli morbidi qua. L'apro. Volendo posso lavarmi i capelli uguale così, però preferisco, cioè, rimangono belli morbidi perché questa parte si è idratata tanto. Comunque vedete la ricrescita. Ma io la lascerò per un po', almeno 3 settimane. Ho lavato i capelli. Adesso vi faccio vedere. Io di normale usavo il Crazy Color, però un'amica mi ha detto: guarda che al Mercadona, un supermercato qua in Spagna, i brufoli mi escono come fosse niente. Prima di andare a fare la doccia non c'ero, non c'era questo. Vabbè. Ravvivante per una maschera ravvivante. Che la lasci 3-5 minuti, io non la lascio 3-5 minuti, io la metto su e asciugo i capelli. Quindi lo facevo anche quando avevo il Crazy Color. Questo qua per il mantenimento, però se avete qualche soldino in più, io questa qua l'ho pagata 3 euro, 2,99 euro. Se avete qualche soldino in più e avete i capelli rossi e volete che rimangano vivi e rimangano un rosso fuoco pazzesco, questa qua. Il Crazy Color è un, come si dice, è un pigmento buonissimo. Infatti, il prossimo acquisto prenderò questo perché questo lo metti e come fosse una tinta, rimane almeno per 2-3 lavaggi. Costa un bel po', almeno 25 euro credo, però è una cosa meravigliosa. Comunque, andiamo a mettere. Io faccio una cosa, divido i capelli così metto il colore dappertutto. Allora, cominciamo col styling. Scusate la mia faccia da qui, però sinceramente non mi va di farmi niente dopo quando finisco, quando i capelli sono belli asciutti, quando devo andare fuori casa, bella gnocca, allora sì che mi trucco però. Adesso no. Allora, applico la tinta che è consigliato metterla con i guanti, però sapendo che io sono un camionista, pettine marocchino ragazze, trovate nei bazar, è fondamentale per i capelli ricci. Allora, io metto il cubetto di gel di semidilino, metto un pochino. Cubetto di semidilino che poi lo metterò anche sul viso, anzi, brava, mettiamolo come una maschera adesso. Ho sbagliato col rosso così, però vabbè. Non lascio il colore, così grazie. Questo qua è anterughe naturale, ragazze. Comunque, adesso c'ho cani sotto di me. Sicuramente qualche goccia rossa scenderà su di lei. Andiamo col styling. Faccio un styling velocissimo perché i capelli ce l'ho strabagnati. Guardate. Ok. Rosso. Mi sa che mi conviene pettinare, ducciarmi anche quando. Seconda parte.
Guardate che muscoli! Sono così soddisfatta della palestra che mi sto allenando, felicissima perché più che altro ho cominciato perché un giorno stavo ballando, mi hanno fatto un video, mi guardavo, parecchio un manico di scopa. Veramente mi si vedevano le ossa dalla cassa toracica della schiena. Che schifo, ragazzi. No, 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 no. Ho detto comincio perché mi sono diminuita di peso, eccetera, perché io purtroppo basta un pochettino di stress, mi si chiude lo stomaco e subito perdo peso. Voi dite, che fortunata per le persone che hanno dei problemi. Però fidatevi, è un problema comunque, perché io sono alta 1,72 m. E pesavo 50 kg, cioè una scopa pesava più di me. Cali, quando c'è il vento, lei reggeva il vento meglio di me. No, ragazzi, quindi ho detto vabbè, vado in palestra e sono aumentata di 4 kg. Sono aumentata ben 4 kg. Sono contentissima. Non sminuire mai i problemi d'altrui perché ognuno vive nella propria battaglia. Io da piccola soffrivo di anoressia e quindi per me è dura perché perdo peso velocissimo e non è che lo perdo, dici vabbè, lo perdo dalla pancia, no, dal culo diretto, cioè col poco che ho svanisce. Voilà, separiamo un pochino, separiamo, perché non c'ho le pettine per separare, separiamoli un pochino, ok, va bene, andiamo avanti. Cosa vi stavo raccontando? Ah, la prossima maschera, il prossimo video, vorrei fare una maschera stupenda che ha fatto la mia collega al lavoro, mi sta parlando benissimo e io questo misto non l'ho mai fatto. Le usavo, questi due ingredienti li usavo in una maniera separata. Stavo prendendo comunque belli, se vi piace questo video mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva sempre tutta la novità. Scusate che la domenica scorsa, mi dovete perdonare, non ho messo nessun video perché veramente ero in coma. Ho lavorato perché io lavoro la domenica pomeriggio e pranzo, la sera sempre vado al porto a Valencia perché fanno la festa e caribegna, che più che altro sono cubani, qualche colombiano, però la maggioria parlando di ballo, cubano, che a me piace tantissimo, che in Italia credo che si chiama. Il ballo si chiama portorichegno, però qua c'è o la salsa lineare o la salsa cubana. Portorichegno qua non è che si usa molto. Infatti una volta mi è capitato, tanto tempo, ai, mi sono dimenticata di mettere questo. Aspetta che lo mettiamo. Mettiamo uguale. Che botta. Allora, questo lo metto tutto insieme. E sì, mi è capitato una volta, sono andata a ballare, ho beccato due ragazzi italiani, che tra l'altro due che sono venuti in Valencia per addio annubilato, per uno dei due ragazzi, che erano di Varese e ballavano il portorichegno.
non la lineare, è un mix tra il lineare e il cubano e sono riuscita a parlare abbastanza bene con loro. Che carini che sono. Non mi chiedete come si chiamavano, assolutamente non mi ricordo. Che la memoria sia con noi. Mi chiedete perché metto il cubetto di semi di lino? Perché prima di tutto è rinforzante per i capelli ricci. Secondo, ristrutturante. Terzo, sapendo che io non uso gel sui capelli, né gel, né schiuma, né nada di tutto ciò, quindi mantengono bene il riccio e rimane bello definito per tanti giorni. Lo potete usare sia come maschera che come lo uso io. Come sapete, io non uso gel, non uso niente di tutto ciò, perché prima di tutto mi seccano tanto i capelli, seconda cosa non li trovo utilità. Dentro la mia ignoranza, perché mi trovo bene così, e ce li ho, però non le uso. Ripeto, per il mio tipo di capello non li trovo utilità, perché io non vado a ristrutturare il riccio, né vado a costruirlo, né vado a fermarlo. Se voglio fermarlo, lo affermo con altri prodotti. Che altro naturali come la vasellina, ad esempio. Guarda come ho rovinato qua. Aspetta che gli diamo una pettinata. Oh! Ok. Allora, adesso andiamo. Io adesso li pettino e vado a fare la passeggiata con Cali e poi quando torno, che sono un buon punto quasi, non completamente asciutti, li asciugo, gli do il tocco di phon per affermare i ricci solo. Sapere come fate voi ad asciugare i capelli, se vi piace questa tecnica. Io li divido così perché così non lascio la possibilità della righetta, che a me non piace perché mi si crea la riga sola e non mi piace la forma come rimane. Guarda che belli che sono stravagnati, perché sono stravagnati i ricci, quindi rosso contro. La cosa più importante in assoluto, al di là del prodotto che usate sui capelli, che devono essere bagnati. Uno, due, usare qualsiasi prodotto che sia idratante, qualsiasi, anche questo che io uso sotto la doccia, qualsiasi. Se avete la possibilità economica che volete spendere dei soldi, vi consiglio Lula Cosmetic, che veramente è molto molto utile. Se non avete, gente, vasellina, gel di semi di lino, questo, usate questo e usate il seme di lino, i capelli avrete stupendi senza spendere delle cifre esagerate inutilmente. Non è per forza avere ricci stupendi significa spendere delle cifre, perché purtroppo, a parte grazie a Dio che adesso, come adesso, trovare prodotti per i capelli ricci validi ci sono tanti. Io quando ho cominciato ad avere i capelli ricci, quando ho deciso di lasciare i miei capelli ricci, non era né facile né scontato trovare prodotti validi. Adesso il curly hair è diventato di moda. Quindi trovi di tutto, di tutto, di tutto nel mercato. C'è un segreto importantissimo. Se volete i capelli voluminosi, idratateli, ma non troppo. Non usate prodotti che siano troppo oliosi, troppo appesantiscono il riccio, quindi non avrete volume. Queste cose qua sono tutte esperienza. Se le volete belle definiti, mettete i prodotti che sono belli
strong, idratati, ma se volete il volume come piace anche a me, usate i prodotti meno idratanti. La vasellina la usate solo sulle punta, la usate solo quando sapete che c'è tanta umidità, che possono rovinarvi il vostro definizione del riccio, che diventano crespi. E basta, gente. Idratare al punto giusto se volete volume. Idratare al punto giusto se volete, ripetete con me, idratare al punto giusto se volete volume. Vado a portare cani, ci vediamo dopo. Belli, ho asciugato i capelli. Ah, aspetta, manca. Non tocco di colore, dai. Così meglio. Belli, ho asciugato i capelli fuori e adesso li vado a separare un pochino per dare più volume. All'inizio, quando si asciugano i capelli con il gel di Sandrino, sono duri, sembrano belli, belli, belli secchi. Basta che usate il pettine africano e si separano, si ammorbidiscono tantissimo i ricci. Questa qua è una cosa importantissima. Per tutta la gente che ha i capelli ricci, aiuta sia nell'asciugatura che durante il styling, che prima non lo trovavo, durante il styling che dopo quando i capelli sono asciutti. Fare questa tecnica ve la consiglio vivamente. Uno, che i capelli non siano caldi appena asciugati col fondo, lasciateli raffreddare. Due, i capelli devono essere asciutti, perché sennò se si rovinano i ricci, uno si rovinano i ricci e se i ricci sono caldi non danno volume. E voilà. Sistemiamo un pochino. E voilà. Come sono belli dietro, sono bellissimi, mi piacciono veramente tanto. Belli, se vi piace il video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un bacione a tutti, seguitemi su Instagram e Facebook. Ciao a tutti, esco.